Allegria Retro Gamers, ben trovati in questo nuovo video. Qua è DJ Polystation e oggi ci spostiamo un minimo fuori tema. Infatti, siamo qui per parlare niente di meno che di smartphone. Di recente, infatti, ho recuperato dalla discarica questo Pocket PC dell'Acutech, un palmare risalente al 2003 che monta Windows Mobile 4.2. La cosa più curiosa è che monta una CPU ARM targata Intel, una cosa che al giorno d'oggi è praticamente impensabile. Ah no, aspetta. Ma tornando a noi, sia il palmare che la dock sicuramente hanno visto giorni migliori, ma nonostante gli innumerevoli difetti estetici, comunque sembrano essere entrambi intatti. Quindi mi precipito a montare la batteria e a metterlo in carica. E con mia grande sorpresa, ecco che il palmare prende vita, confermandomi tra l'altro che anche la dock funziona. Superata la schermata di avvio però, ecco che il mio entusiasmo viene bellamente stroncato. Il touchscreen è totalmente morto. Senza pensarci due volte mi fiondo immediatamente a cercare dei ricambi, peccato che i risultati sono stati a dir poco scarsi. Ma naturalmente avevo già un piano B. Per pochi spiccioli infatti sono riuscito ad accaparrarmi un palmare identico a questo, venduto come non funzionante. E quello che mi è arrivato è... State a guardare. A primo impatto sembrava tutto normale, tutto era ben imballato, in condizioni più che dignitose. Poi però ho visto questo. Meno male che non è successo nulla durante la spedizione, altrimenti sarei passato per un terrorista. Dopo essermi immediatamente sbarazzato di quella batteria, decido di cedere alla curiosità. Quindi, prima di smantellare il palmare appena comprato, decido di montare la mia batteria e provare un attimo ad accenderlo. No, non è possibile. No! Ok, questo non me l'aspettavo. Pensavo di aver acquistato un rottame, sai, qualcosa da poter smantellare per prendere il display, e invece funziona meglio di quello che ho già. E adesso che faccio? Beh, la soluzione è soltanto una. Prendere il meglio da entrambi e cercare di assemblarne uno che sia quanto più presentabile possibile. Per prima cosa mi fiondo a smontare entrambi i palmari. Dopodiché procedo a selezionare i pezzi migliori da entrambi. Al primo palmare recupero la scocca posteriore, i pulsanti, l'altoparlante, il microfono e naturalmente la batteria. Dal secondo palmare invece recupero la scheda madre, il modulo vibrazione, la scocca anteriore e naturalmente il display. Prima di rimontare tutto, consueta pulizia alle plastiche ed ecco che siamo pronti a rimettere a posto questo Frankenstein di palmare. Ora che abbiamo finito però, direi di dare assolutamente un'occhiata a cosa ci troviamo tra le mani. Questo telefono infatti monta un Intel PXA263, una CPU ARM 32 bit da 200 MHz. Abbiamo poi 128 MB di RAM e un display LCD con una risoluzione di 320x240. La cosa più assurda è che è possibile anche spegnere totalmente la retroilluminazione dello schermo e nonostante tutto il telefono rimane stranamente utilizzabile. Giusto per completezza ho provato anche a farci girare qualche emulatore e devo dire che sono rimasto davvero sbalordito. Le console ad 8 e 16 bit vengono emulate tranquillamente senza alcun problema di velocità, anche se i comandi sono alquanto... strani. E poi vuoi mettere poter emulare il Game Boy su uno schermo non retroilluminato? Alla faccia dell'esperienza autentica! Rimane comunque davvero impressionante, soprattutto se consideriamo l'epoca in cui è uscito questo giocattolo. Detto questo, anche il video di oggi finisce qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi ricordo che potete lasciare il mi piace. Se vi ha fatto cagare, beh, lasciate bellamente il non mi piace, tanto non mi offendo. Se volete altri video come questi, vi ricordo che potete sempre iscrivervi al mio canale. Come di consuetudine, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!